Lusso, like e vuoto. Ragazzi che si sparano, si accoltellano senza nemmeno battere ciglio, video che dimostrano mentre si sputano addosso, si insultano, fanno i duri e puri nelle strade, nei parchi, magari con la mano rigorosamente sul pacco. Yo bro, cosa vuoi bro? Yo fra. E poi ci sono le ragazzine appena maggiorenni che si vantano su TikTok di quanti calippi si sono fatti in ginocchio in giro per la città. Per carità, chi sono io? Non è che posso giudicare, non posso, è vero, però lasciatemi almeno ad alzare un sopracciglio. E questo è il progresso che volevamo? Cioè, è questo quello che ci siamo promessi? Un mondo dove ogni limite viene superato in nome di qualche like e di una popolarità tanto effimera quanto distruttiva? La realtà è che questi ragazzi sono, non dico persi, ma non vivono più per se stessi, vivono per un pubblico invisibile che applaude, sì, oggi, ma domani ti dimentica. Ti senti forte, invincibile, sopra le righe, ma poi, quando i riflettori si spengono, il pubblico se ne va e si stanca, cosa rimane? Non c'è più un'identità, solo magari un vuoto che probabilmente crescerà giorno dopo giorno. E qui non è che sto puntando il dito in generale verso i giovani, ma guardiamoci un attimo attorno, cioè guardati attorno. Ok, i matti e la gente strana e pazza sono sempre esistiti, ok, benissimo, ma non significa che dobbiamo fingere che il fenomeno o il problema non è in crescita. Soprattutto perché andare virale oggi ad ogni costo, letteralmente, è più importante. E come diceva Andy Warhol, no? Ecco, 15 minuti di fama per tutti. Oggi sono decisamente scesi a 5 minuti di fama, no? Basta un video su TikTok o una story qualche parte per sentirti, cioè una story che va virale ovviamente, per sentirti al centro del mondo. Peccato però che quando finiscono quei 5 minuti spesso rimane proprio un grande vuoto, appunto. Ed ecco che arriva l'ansia, la depressione, l'insicurezza, non accettare fallimenti, tra l'altro, vendere se stessi il culo letteralmente. E scusatemi per il gergo, ma devo pure rendere l'idea. Vendono letteralmente il culo. La verità è che non sono solo vittime di un sistema che, vabbè, li sfrutta, è ovvio, ma spesso sono proprio un problema per se stessi, no? Un mondo che li spinge sempre di più, sempre a far di più, sempre andare oltre, ti spinge sempre più in basso però, perché lì fuori nessuno si accontenta del tuo limite di ieri. E anche noi adulti non è che ne usciamo veramente benissimo, a dire la verità. Dove siamo noi quando tutto ciò succede? Che esempio siamo noi? Che esempio diamo? Siamo così presi ad inseguire i nostri problemi? Punto di domanda? O magari peggio, addirittura imitiamo i comportamenti dei giovani che ci dimentichiamo totalmente dal nostro ruolo. Basta pensare, accendere la TV, dibattiti, sembra veramente un asilo. Io mi incavolo ogni volta perché i concetti, ok, ma come si comportano? Cioè, i figli, ok, non hanno bisogno di avere un giudizio o di opinioni o punizioni, alright, anche se, ma di sicuro hanno bisogno di un dialogo. Anche noi tra adulti dobbiamo capire di nuovo che è importante il dialogo. Però detto ciò, voglio parlarvi di ciò che secondo me si può fare per cambiare. E no, ovviamente non ci sono ricette magiche, ma ci potrebbero essere delle azioni concrete. Per esempio, basta vivere come se fossimo in un talent show continuo. La vita non è un casting per guadagnarsi l'approvazione ogni santo giorno, tutto il giorno degli altri. Se non basta essere se stessi, allora il problema non siamo noi, ma chi ci circonda. Poi, come detto prima, il dialogo, ma qual è il vero dialogo? Cioè chiedere come stai, ma non solo per abitudine, per correttezza, come stai, ma veramente per ascoltare. Oltre ovviamente insegnare ai ragazzi il valore personale del fatto che non sei un numero su uno schermo, no? Dobbiamo dare il buon esempio, non possiamo pretendere che i giovani ovviamente capiscono subito tutto, cioè però il valore della dignità va pure inculcato, non possiamo metterla da parte, non sarà facile per carità, ma dobbiamo iniziare noi da genitore, da educatore, non tanto per salvare loro, ma anche per salvare noi stessi. E se ti ritrovi a pensare che almeno ci sia ancora un po' di speranza, allora fai un gesto semplice, iscriviti al canale, attiva il campanello e rimani aggiornato. Tra un video e l'altro potresti veramente trovare qualche spunto utile da condividere, da applicare. Tra poi, dopo
tra poco ci sarà anche il mio libro disponibile, quindi clicca sul campanello per far sì che arrivino le notifiche e sarai avvisato, perché la vita è veramente troppo importante per ridurla ad un feed e delle scelte sbagliate e magari scorrere tutto il santo giorno delle cose inutili. No can do. That's not good for your brain. It ain't healthy. Stay safe. Love yourself. See you soon.